l'Accademia Italiana della Cucina, intanto bisogna chiarirsi perché parliamo di Accademia Italiana della Cucina e non Accademia della Cucina Italiana. Si parla quindi di Accademia Italiana delle Cucine perché le cucine sono diverse da zona, territorio, eccetera. E hanno ingredienti, ricette, peculiarità differenti da zona a zona. L'attività, intanto l'Accademia Italiana della Cucina è una istituzione culturale della Repubblica Italiana e l'attività si esplica attraverso le conviviali, cioè c'è una persona che si chiama simposiarca che organizza delle serate culturali in cui c'è un tema principale che viene raccontato durante queste serate. Ad esempio prossimamente faremo una serata sulle frattaglie, il tema dell'anno dell'Accademia è il quinto quarto e quindi le frattaglie saranno il tema centrale della nostra conviviale. Di solito si fanno quattro portate principali, cioè l'antipasto, il primo, il secondo e il dolce, e durante queste conviviali ci sono piatti presentati utilizzando le frattaglie e c'è il simposiarca che racconta storia degli ingredienti e ricetta degli ingredienti utilizzati durante quella serata. Ecco, questo è un po' il fil rouge delle serate accademiche. Non è una missione editoriale, è una missione culturale più che altro. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere di preservare le ricette della tradizione italiana in questo caso, ma di tutte le tradizioni, diciamo. Lavoriamo molto con il territorio, lavoriamo molto con i ristoranti perché abbiamo l'obbligo di preservare le ricette della tradizione. Più che altro è un lavoro culturale rivolto al futuro, guardiamo il passato, recuperiamo le ricette del passato per portarle ai nostri figli e per insegnare ai nostri figli a mangiare le ricette della tradizione per poter scegliere poi che cosa è di loro gradimento. Non si parla di gusto, mi piace o non mi piace, di tecniche, tradizione e quindi cultura. L'attività è principalmente appunto legata alle nostre conviviali accademiche, però c'è un sito internet che pubblica regolarmente la rivista, che è un mensile, pubblica i commenti del presidente e del segretario riguardo ai temi del momento e poi le pubblicazioni gratuite che sono appunto reperibili e scaricabili al nostro sito internet www.accademiaitaliana.it. Molte volte si pensa che l'attività gastronomica debba essere orientata verso lo show, lo spettacolo e l'innovazione. In realtà, secondo me e secondo noi, è molto importante recuperare le ricette della tradizione e gli ingredienti del territorio. È molto importante informarsi su quali sono i piatti principali di quella zona, quali sono gli ingredienti presenti in maniera storica in quella particolare provincia e utilizzare come metodo di giudizio le ricette della tradizione presenti appunto in quel territorio.